presto. Pace e amore. Vediamo, ragazzi. Sì, anche a Squarry nel cuore. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei romantici. Beh, alla fine sono solo ragazzi. Vedrai, gli passerà. Come a te con Emma. Cosa? No, non è la stessa cosa. Quindi non sei di malumore? Non sono di malumore. Abbiamo passato l'ultima notte insieme, va bene così? Oh sì, così bene che non rivedrai la tua dolce orsacchiotta speciale. Cazzo, ci hai sentiti? Ma scherzi, le pareti della casetta si reggono con lo sputo. Ok, smettila. Ok, piantala. Ciao, Emma. Ehi. Ok, direi che... Sai che esiste la consapevolezza dello spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Jake, bagagli, muoviti. Chissà cosa uccide i cervi. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Parla per te, insegna. Che stai... Cosa ascolti? In un attimo tutto quanto era avvolto dal fumo. Buon per te. Che figata. Fai come vuoi. Volato. Fu trovato soltanto il corpo di lei, insieme a quello del vecchio sceriffo di North Killer. Hai là? Che figata. Fai come vuoi. Ragno del cazzo! Crepa! Oh, ehi! Ed Emma!
Ehi, una mano con i bagagli, magari? Oh, è che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo. È rotta. Dylan, aspetta. Non posso, è che... Devo prendere le ultime valigie, dai. Che non va, si sta chiudendo. Dylan, aspetta. Scusa, amico. Ottimo, grazie mille. I cazzoni l'hanno chiusa. Davvero. Salto! Horror. Io odio l'horror. Stare chiusi qui non deve essere bello. Questo posto serve un restauro. Oh! Gesù!
Chiudermi fuori? Avete 2 anni? Ok, in mia difesa, A era un'idea di Dylan. E B è stato uno spasso. Oh, sì, certo, come no, uno spasso. Non l'ho deciso io. Ok, come ti pare, senti, mi aiuti o no? No, sto qui ad aspettare che Mr. H ci ridia i telefoni, scusa. Ma che cazzo? Ok, che è successo alle scale? Così si evita che i procioni e le altre canaglie moleste saccheggino tutto quanto. Così ha detto Mr. H. Oh! Perfetto! Sei qui, Dylan? Posso occuparmi di uno stronzo per volta, Jack. Ok, ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te ed Emma. Ah, va bene, quindi sarei io quello che non dice tutta la verità, eh? Oh, non ci provare, non mi puoi fregare, Jake. Oh, scusa, ero distratta dalla rima e ho dimenticato cosa stavo... No, stavi giusto confidando a me che tu ti sei presa una cotta per Ryan. Aspetta, parliamo di Ryan, l'istruttore di vela con quell'aria sexy da sociale che non fa assolutamente per me? Ah, sexy, eh? Il più fico del campo. Ah, certo. Ehi, l'hanno detto le ragazze del settimo gruppo il secondo giorno. E c'è Ryan, poi vengo io, poi Dylan, Emma, Abby... Ok. Nick e poi Mr. H e... Ok, manca molto alla fine? Grazie. Ecco, finita. Erano tutti. Quindi ti ha mollato davvero, eh? Io non... Ok. Lei ha detto... Ecco, come faremo in futuro? Scuole diverse, bla bla bla. E allora io ho detto, ecco, sai com'è? Un rapporto a distanza, bla 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 bla. E lei era tutta... Jacob. Con quella faccia, eh? Già, del tutto senza pietà. Cavolo, certo che quella riesce a rigirarti proprio come le pare e piace. Come cavolo è possibile? Ok, ok, sai cosa? Forse hai ragione. Magari lei ha veramente dei... super poteri su di me. E sai che ti dico? Magari mi piace. Mi piace? Cioè, non mi sto illudendo? Cioè... I fumi della gelosia mi stanno soffocando. Aiuto! Scusa, cosa? È solo per dire che, purtroppo, ci sono ragazze che non possono puntare al pezzo grosso. Tu sì che ci sai fare, vero? Esatto, perché io farei levare le mutande a una suora. Questa è la cosa più stupida che hai mai detto. No, ne ho dette di peggiori. Già. Ok, siamo sicuri che questo scassone non ci lascerà per strada? Valuta tu, spero di no. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi, ciò che non ti uccide ti fortifica. Beh, io non ho ucciso, per ora, ma sembri molliccio. Ehi, smettila.
Ok, quindi... solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, cosa dovrei fare di preciso? Beh, forse staccare il tubo del carburante, o non lo so, togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake... Tu lo sai che, anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Beh, staremo a vedere. Vieni con me. Ti rimetto a posto domani. Né danni né problemi. Qui, belli miei. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, Jacko! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Al volo! Oh! Nick! Boh! Oh! Prendi questo! Oh, cavolo, bella presa! Idiota. Ti lancerei dei bigliettoni. Io ti sono circondata da idioti. Oh, meno male. Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H mettesse almeno in carica i telefoni. No, non è mai colpa tua, vero? E comunque, ti converrebbe conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. Oh, colpito! Ok, beh, almeno io ce l'ho avuta una storia quest'estate. Cavolo, ci ha steso. Beh, sai, magari non interessa a tutti avere una tresca. Ok, rinfoderate i peni e continuiamo il duello in macchina, eh? Dove sono tutti gli altri? Ora, perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di Nick, sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, certo, continua a sognare. Ehi là, festaiola! Aggiornamenti? I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Oddio, ti ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Ok, d'accordo. Ma se finiamo nei guai... Sarà il nostro segreto. Il signor Hackett lo scoprirà. E allora? Penserà che è stato un orso. Hai visto orsi in questi boschi? No, ma non vuol dire che non ce ne siano. Tusce... Bene, all'opera. Al tre. Uno. Due. Tre! Vedi, bisogna sempre pensare positivo. Perché ti do ancora retta? Perché ho sempre ragione. Sicura che daranno la colpa a un orso? Oh, mio Dio, rilassati, non abbiamo ucciso nessuno. Ok, allora io do un'altra occhiata in giro, controllo che non ci sia altro. Divertiti.
È della piccola Izzy. Voglio fare un gioco. Sì, direi che puoi rimanere qui, orribile piccola cosa. Questo posto è stato sul giornale. Non riesco a credere che mi mancheranno questi materassi sgangherati. Sarà strano svegliarsi senza gli annunci mattutini di Dylan. Ehi! Smettila subito! Dylan non sarà felice di sapere che i ragazzi l'hanno lasciato qui. Lo dirò a Chris quando lo vedremo.
Chi non ama le cacce al tesoro? Anche ad Hackett's Quarry ce ne sono molte. Ci sono segreti in questo bosco, segreti divertenti che, se svelati, potrebbero difenderti da procedimenti penali. D'altronde, le storie che ti porterei dietro rimangono solo storie senza una prova a sostenerle. È tempo di addentrarsi nel mistero. Scatta foto o trova prove rilevanti e potresti dimostrare la tua innocenza. Forse. Cacchio. Speriamo che Jacob non lo veda. Ma che cavolo è? È di Dylan? Nessuno ha strappato il primo posto a Caitlin per tutta l'estate. Sei pronta? Andiamo! E adesso sciogli le briglie, vamos, hermana! Sei sempre così... teatrale? Odiosa. Sicura di te? È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è essere se stessi, ma ad alta voce. Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Ottima guida, Tex. Cavolo. Allora, tanto per dire, mettiamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua, un po' come te, Jacob? In realtà, è molto dolce. Perché hai chiuso? Avventura estiva. Viviamo almeno a 4 stati di distanza. Lui è d'accordo. Eh sì. Ma vale per noi? Per te, Nick, magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. Ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni. E perché no? Mi mancherai tanto, Abby. Oh, aspetta! Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. E va bene, ma quale trionfo?
Due mesi, niente tecnologia. Non mi è dispiaciuto essere offline. No, a me sì. Sono mancata ai miei follower. Oh, come avranno fatto per due mesi senza di te? Vorrei farti notare che ho una fanbase molto esigente e partecipativa. Io offro contenuti molto utili ed educativi sullo stile di vita sotto forma di divertentissimi monologhi. Hanno bisogno di me? No, come no? Sei il loro faro. Beh, sì. Scommetto che saranno felicissimi del tuo ritorno. Ecco il mio posto. Il falò? No, l'isola. È molto intimo, no? Ma quello non è fumo. Dovremmo avvisare? È abbastanza contenuto. Sarà solo Mr. H che brucia qualcosa prima di... beh, di chiudere per l'estate. Già. A proposito, direi che è il caso di andare. Ah, già. Temi che Nick se ne vada senza di te? Ma no, no. Ci staranno aspettando. Mm-hmm. Ci aspettano tutti. Tutti, sì. Nick, ti aspetta. Tutti. Stessa cosa. Tranquillo, Jacob, ci penso io. Io sono carico al 100%. Affanculo. Idiota. Non va più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Ehi, Nick! Ehi, voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. Andiamo! Devo solo caricare questi bagagli su quel coso. Oh, no, aspetta, lascia che... ci penso io. Posso pensare da sola ai miei bagagli, grazie. Sei sicura? No, perché per me non è un problema. Può pensarci da sola ai bagagli, grazie tante. Possiamo entrambe pensare da sole ai nostri bagagli, grazie. Bene. Oh, Abby, ti serve... Sì. Posso... Grazie. Avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Sono qui. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast? Questo è figo. Di che parla? Già, di che parla? Magari di me? Tu credi che ascolterei un podcast che parla di te? Se ci fosse un podcast su uno di noi, sarebbe su di me. Certo, e sarebbe intitolato L'incredibile vita di una faccia da culo. Oh mio Dio, ma quanto sei infantile! Almeno io non ho la faccia come il culo. No, no, è un podcast sul paranormale, un episodio su una leggenda del posto. La strega di Hackett's Quarry. La chi di cosa e dove, scusa? Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che... pare ci sia una anziana
che è morta in un incendio diversi anni fa. Ora cerca nel bosco il suo bambino perduto. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco e c'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Qualcuno dice che se ti trova in giro da solo, prova a trasformarti in suo figlio. O ti uccide o qualcosa, non è molto chiaro. Comunque, strega di Akatsuki. Te lo sei inventato. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia, amico. Comunque, avreste dovuto vedere la prima volta che l'ha raccontata ai bambini del campo. Li ha traumatizzati a vita. Oddio, non a vita. Bisogna stare attenti con queste cose, è tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, Hacchettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H! Forza, allora. È tempo di sloggiare. Scusa, Mr. H. Abbiamo dovuto liberare alcuni bagagli. Shh, sta zitta! Se qualcuno non avesse perso tempo a cercare di far colpo con storie di fantasmi... Me l'hai chiesto tu! Storie di fantasmi? La strega di Hacketsquarry. E le chiavi del furgone, Mr. H. Ah, sì, giusto. Davvero. Perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Ehi, Mr. H. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono. Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. Ok, va bene. Non importa. Esatto. Tranquillo, ti presto una cuffia. Ok, Chris, sono contento che abbiamo un momento per parlare. Non mi vorrai licenziare? No, non è... ecco, vedi, è per quella cosa di... con... Dammi un minuto, per favore, devo rispondere. Oh, sì, sì. Oh, scusa. Pronto? Che sono ragazzi. Non è che possa cacciarli via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai, non vogliamo. Vedi di non correre, ok? Tranquillo, ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se è ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Lo sappiamo entrambi. No, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. E certo, adios. Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo... ho sentito... intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. Comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì? Io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e mia madre non è presente. Non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Se solo sapessi.
Quindi, di cosa volevi parlarmi? Sei uno dei miei tutor preferiti, Ryan, lo sai, vero? Uno dei migliori. Ma sai quante chiamate ricevo dai genitori? Lettere su lettere che i bambini terrorizzati mandano a casa? No. No, io non ci ho pensato. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno maluccio. E quindi magari puoi evitare le storie di fantasmi. Era solo una storiella che mi ha raccontato quel bambino strano. Ehi, qui non ci sono bambini strani. Ad Hackett's Quarry non ci sono perdenti, e lo sai bene. Voi tutor dovreste essere quelli responsabili che proteggono i bambini. Li tengono al sicuro. Quindi, mi hai capito? Sì, certo. Insomma, capito. Davvero, Chris, dimmi che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. E senza sicurezza non c'è divertimento, lo sai. Dammi un minuto. Ma si può sapere dove le ho messe? Mi saluteresti, Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Li rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... Beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager, dico bene? Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ho aperto il furgone. Ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui. Dove le avevo lasciate? Squagliamocela. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene. Perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa! Qual è il problema? Cacchio, non lo so. Penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Ok, è andato. Forse stai sbagliando qualcosa. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta, tutti e due. Merda, muoviti, dai. Calma, scendi. Ho capito. No. Oh, merda. Eppure vi avevo detto di controllare tutto. L'abbiamo fatto, infatti dovrebbe andare. Ah sì? Beh, i dovrebbe non portano mai da nessuna parte, non credi? Oh, merda! Ok. Ok. Non è un problema grave. Passeremo un'altra notte qui. No! No! Stai zitto! Fammi pensare. Ok, calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione.
Ryan, vieni un secondo. Devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte. Nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Ok. Un domattina sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Promettimi che lo farai. Ehi, dobbiamo stare dentro la baita fino a domani. Perché? Dove te ne vai? Ryan, devi fidarti di me. Come faccio io con te? Puoi farlo? Chiudi le porte! E vedete di non fare troppo rumore! E quindi, che diavolo voleva? Beh, ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma! Stiamo scherzando! Che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure possiamo fare qualcos'altro. No. Diamo retta a Chris e facciamo come ha detto. Ti pareva? Chi se ne frega di quello che dice Chris? Non è più il nostro capo adesso. F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. No, grande. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Come vuole il popolo. Grande, ok. Tu che dici? Sì, ci sto. Il signor Hackett ha insistito molto perché rimanessimo all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... E quelle stupide storie spaventose di Ryan? Perché dovrebbe spaventarci? Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Sì, ma... Guarda che non lo saprà mai. È che gliel'ho promesso. No. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi deludere paparino. Sì, beh, scusa se tengo a queste cose. Oh. Senti, fate quello che volete. Oh. Io faccio come ha detto Chris. Ryan, dai, amico. Aspetta. Ok, accattieri! Comitato della festa, forza, dai! Ok, per prima cosa, Nick e Abby, ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo!
Speravo nel tuo ritorno qui da me. Vediamo cosa hai trovato. Temperanza. Avere equilibrio. Consumare con moderazione. O viziarsi nell'eccesso. Temperanza. Prendere o lasciare. Ma ricorda, certe volte, con la temperanza arriva una tarda gratificazione. Posso mostrarti dell'altro, se lo vuoi. Bene, bene. Dovresti andare. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. E trova anche le mie carte.